Buongiorno a tutti e bentornati qui su GTA 5. Oggi siamo qui per fare l'Accademia di Polizia col tenente Smith. Bene, bene. Aiuto, aiuto! Aiuto, cazzo! Aiutatemi! Mi aiutate, poliziotti, per favore, sono in carcere, sono le 5. Aiuto, aiuto! Cazzo! Bene, bene, ok, raga, un attimo solo che ristarto tutto. Ok, perfetto. Aiutatemi, poliziotti. No, Salve. niente. Fatto 3 arresti, mannaggia tutto. Bene, Comunque, furto di identità, sì, cioè, classe B, però. bene. Ok. Mi volevo Aiuto! andare a prendere Ma come si fa a adesso. fare furto di identità? Ma chi è che urla? Vedi sulle celle un attimo. Cosa? Vedi sulle celle che c'è qualcuno che Ah, urla? forse uno che resta preventivo che Vai a raggiungere. vedere. Salve. Salve. Perfetto. Perfetto. Scarlett non c'è? Domani l'assunzione perché ha fatto un Scarlett piccolo non film. c'è? Scarlett, boh. Provo a Sento. scrivere un secondo solo. Ho scritto e Perfetto. vediamo che dice. Ciao Franci. Ciao Dani, mi senti? ti stiamo aspettando la 143 noi per il corso dell'Accademia. Sono qua, ero al Perfetto, 147, arrivo. ci vediamo. 143? Sì, alla centrale 143. Arrivo subito, a tra Perfetto, a poco. posto. Ciao. Ciao, Ah, ce l'hai ciao. A fatta dopo presto. 47 tentativi, eh? Me l'hai scritto 8 volte, ci hai provato. Coordinatore, mi scusi una domanda. Dica. E io ieri non sono stato presente, Sì, dunque l'ho non mi bannato. Ci ha posso far provato 4 fare anche volte a oggi? mandarlo perché non riusciva. Sì, Poi alla fine con i mi caratteri pare, speciali ce l'ha mi pare. fatta. Ne facciamo altri, Ok. giusto? Ok, perché alcuni non hanno la divisa? Allora erano assenti ieri, non l'hanno fatta. Vi Ah, va bene, porto a farla al volo intanto che arriva Scarlett. ok. E sì, portali al volo a fare la divisa e Mi manderesti i numeri che io non ce li ho? non ce li ho neanche io i numeri. Vabbè, Ah, chi ce li ha? portati una recluta che c'ha i Se vuole numeri. vengo io. Uno che viene, ok. Andiamo velocissimi intanto che arriva Sei Scarlett. su.
Madonna. Vai. Niente, ma io ho sentito che da stasera c'è una scusione. Casino. Vediamo un attimo la collega. Ciao SR Zendeki, ciao. C'è Kiwi? Dove? No, no, in chat non c'è Kiwi. Grazie di follow Zendeki. Buonasera. Buonasera collega. Buonasera. Aspettiamo Scorpio, che è andato a fare le divise a U2 con te, che sono arrivate tardi, due che sono stati tardi, che ieri non sono venuti e non ce l'hanno. Okay. Vediamo che tornano, facciamo l'appello e poi andiamo all'aeroporto. L'appello l'abbiamo già benissimo. Fatto. Hai già fatto l'appello? Sì. Vabbè, poi lo rifaccio io perché devo rifarne uno col foglio che c'ho. Va bene, va bene. Anzi, no, aspettate un attimo. Forse l'ho già fatto lui meglio. Dani? Mm? Vieni? Sì? Dimmi. Con Wallace alla fine hai fatto? Sì, sì, mi sono accordata con lui. Ok. Sì, ho già fatto le convocazioni, eccetera, eccetera. Non è... Buono, sì. Hai visto che non ha esagerato con che... i richiami tutto, ha letto il foglio? Sì. Gli ho detto, tieniti calmo, sì, sì, valuta dico... bene. Sì, gli ho detto che... Vai, magico. Reyes è scomparso. Come è scomparso? Reyes è scomparso e hanno trovato il suo distintivo a Paleto. Non distintivo si fa sentire e nessuno sa dov'è, neppure la moglie. E l'ultima persona che l'ho visto è stato a mezzogiorno. Adesso... Doveva convergere da lui. Ho chiamato a mezzo, non sa dov'è. Detto che andava dalla moglie, però dalla moglie non c'è mai arrivato. Vabbè, magari l'ha perso per strada, è stata da qualche parte, c'è qualcosa. Adesso aspettiamo stasera per vedere. Sì, dov'è, stasera ecco. Infatti proverò a ricontattarlo e sì, ricercarlo. Sì. Che ne è successo intanto, se posso dire? Cosa? Che ne è successo intanto? Ragazzi, sono andati a perfetto. Cambiare. Grazie del follow, Narcos. Vuoi il secondo PG? Chiedilo a Ninjo. Vedrai che te lo dà bene, forse. Ecco, le hanno fatto la divisa qui. Ciao, Squinski. Eccoci qua. Le presenze l'ho già prese, stanno sul Discord. Oh, se Narcos viene in pula... Beh, top. Perfetto, posto? Perfetto, l'appello l'hai già fatto con il foglio quello che si banna. L'ho fatto, le presenze l'ho preso, te l'ho messo sul canale presenza assenze. Ok, un secondo solo, che mi stanno chiamando. Pronto? Sì, mi dica. Di noi. Allora, qua c'è nelle celle un signore che deve essere chiamato dal professore di evasione fiscale. Ha detto che doveva fare Mendes, però Mendes non ha compilato un cazzo da nessuna parte, nemmeno sui moduli in via processo, faccio io. Senti Mendes, se no dopo alla fine fai tu. È in 17 Mendes. E scrivi l'email. Lo provo. Perfetto, siamo nel 2021, ciao. Perfetto, l'appello? È stato fatto ok, Alex. Non l'ho visto più. Perfetto, andiamo a prendere il veicolo di là. Venite pure. Seguiteci. Allora, gli sceriffi hanno finito il corso, nel frattempo nuove reclute hanno i requisiti. Adesso mando il messaggio. Sono partecipato alle reclute della polizia? Sì, sì, hanno partecipato alle reclute della polizia, ne abbiamo due in più con i requisiti. Perfetto. Adesso mando il messaggio. Il Pagina Magix, no, per ora niente VL, per ora, ora no, gioco un po'. Aspetta. Sì, Trichetto che non li danno per ora, però, cioè, bene o male li danno. Allora, due per ogni Adam. No, prendiamo l'autobus e voi prendete le volanti. Ok. Prego. Noi prendiamo le volanti. Sì, prendete le volanti, voi così facevate le cose. Ne prendiamo due? Sì.
Dimmi, Squinzi, cosa? Ragazzi, radio 2, radio 1, radio 1, Ok. Radio, mi scusi. Check? No, voi no. No, e andiamo dove siamo stati la scorsa volta. Cioè, la scorsa volta siamo partiti a farli un po' correre intorno a... Sì, facciamo... Venite con me. Al 99? No, la scorsa volta l'accademia abbiamo fatto un altro posto, adesso ci vedere dove. A posto. Basta macchina? Occhio. Sei incazzata? Vabbè. Ah, no. Ecco, ci sta bene. Ok. Minchia, ribaltato una volata. Brutally force. Meno male che alcuni poliziotti fanno metagame sui soldi delle rapine per via della fuga ti chiedono tal pistole. Ragazzi... Sì, è normale. Non è metagame sui soldi, ragazzi. È che è no fear nella polizia, se voi dite prendo solamente, no. Preso solo la cosa. Cioè, raga, voi... Cioè, c'è gente che esagera e scrive, dice... Ho preso solo $5,000 nel negozietto, certo. MSOSMASMSM, grazie per il follow. Non so, ma tu non hai un ergastolo, cioè un negozietto tu non puoi pretendere di scappare. Cioè non hai un ergastolo, non hai un ostaggio, cioè... Tu non puoi pretendere di scappare col bottino di quanto ne vuoi tu, ok? Senza avere uno stagio. Cioè, la polizia ti deve. Ti può. La polizia ti può credere tutto quando. No, no. La polizia ti può credere tutto quando hai uno stagio. Ti deve rispettare le tue richieste. Nel momento in cui tu non hai uno stagio. Nel momento in cui tu non hai uno stagio, ok? Tu non puoi dire ti do XK di soldi. No, 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 che sennò poi dopo rompiamo le auto tutto. Diventano brutte. C'è qualcuno che ci sta seguendo? Fallo seguire. A proposito, avrei bisogno di qualcuno che andasse a prendere, vada a prendermi degli altri veicoli. Cioè, oltre vada a prendermi tutti i veicoli. Uguali e fuori strada. Tutti, tutti, voglio vedere, voglio averli. Facciamo un po' una cosa diversa, un'accademia diversa da quella una volta. Quindi porta quelli là lì e poi. Fate che noi siamo in due. Chiama qualcun altro e li farti portare dei veicoli della polizia. Voglio anche il SUV. Non ho capito nulla. Allora, voglio un SUV, un fuoristrada e una moto. Anche. Ok? Quindi chiama qualcuno. Quindi chiama qualcuno e fateli portare. Adam con 4 persone, così vengono con una sola Adam, fuori strada e una moto, voglio. Ok, tralasciamo il fatto che mi ha tirato la sensibilità di mattina un altro. Se... Oh! Dov'è che mi faccio ce ne siamo persi uno, ce ne siamo persi uno. Comunque, guarda, Squinzi, cioè io ti dico, nel momento in cui tu mi chiedi, mi dici, voglio, ti do... Ok, salito sul volante. E qua, c'è, qua il campo, quello che c'è qua davanti. No, il campo che c'è qui davanti, c'è un campo, un anello, cioè. Quindi tu non puoi venire a dire, c'ho preso 5k al negozietto, cioè, che cazzo vuoi? Cioè, io devo accettare 5k, devo abbassarmi le mutande e mettermi, cioè, no, no, no. Cioè, io ti dico, no, mi dai 3 pistole, mi sono sicuro che almeno vado a dire disarmati. No, no. Ma io ho un po' paura, sinceramente, proprio da vedere chi siamo. Prego, scendete. Allora, c'è una persona che sull'applicativo ha detto di aver fatto puffa al negozio di vestiti, ha chiesto dove siamo. Numero per... suo qual è? Numero suo... non saprei. Vabbè, vai a prendere Scarlett. Quale negozio di vestiti è? Dove sta? Quello dove siamo andati prima a cambiarci, dammi un secondo. Il 134 vicino a Vanilla, dove si è andato? Che c'è? Sì, che era il più attaccato, sì. Vado a prenderlo. Ok, aspetto. Perfetto, tanto seguitemi. No, sta alla centrale 143. E Scarlett, c'è la centrale al 143, mi hanno detto. Dove sta? Alla centrale al 143, vado a prendere e portalo qui al campo.
Troppo puro, vabbè, che bisogna fare RP, sono orgoglioso di voler fare, sono contento che faccio il puro, appunto, e che sono in un server RP, non sono in un server free roam, quindi faccio l'RP. Tommy Studaro, grazie per il follow. Lex, accendi il ventilatore. Ok, mettetevi sulle spalti. Questi qua. Scorpion. A Dimmi. che punto sono il SUV, il fuoristrada e il resto dei veicoli? Mi serve un quarto agente, sono tutti impegnati. Provo a prenderli io, facciamo un tre. Abbiamo 2 minuti e arriviamo. Veloce. Chi sei? Perché li devo portare da me, scusami? Fire slash admin in game. Perfetto, ragazzi. Aspettiamo l'ultimo prima di iniziare. Scarlet per l'ultimo. Ok. Sto facendo fare la divisa un attimino. Come fai a sapere come si fa la divisa? Come li fai i numeri? Stiamo arrivando con i veicoli. Mi dissocio. Comunque, non è che... Non mi dissocio. Sì, Twitch mi dissocio, poi ho detto la mia taradina. Perfetto, Veicoli siamo a 2 km. mi serve entrare pure dentro in pista quando c'è il campo, poi anche entra. Un fuoristrada, un SUV, una Crown e una Charger. E una Oh, moto. abbiamo preso tutto. E poi li La Crown rimandiamo. ce l'ha Slatter. C'è la Scarlet, sì. Sì, la Crown ce l'ha lei. Mi sentite? Poi io ho la Dodge e ho preso un fuoristrada, un SUV, una moto e l'altra moto. Perfetto. Poi la Crown, se vogliono, diciamo, la tiro fuori veniva anche, cioè. Va bene, signori, ora iniziamo. Oggi faremo il corso pratico, che sarà una cosa breve, perché finiremo con le 19. Però, oltre a fare cose pratiche per la parte della polizia, prima facciamo qualche test di resistenza e di test fisico. Va bene. Ok, mettete le auto tipo qui, guarda, Scorpio, vedete dove sono io. Grazie per il follow, Tonsan C'ho la pancetta, Chancos. ragazzi. Qui in direzione verso di loro, dritta verso di loro. O andiamo a lisca di pesce, no? Così, in Sì. Va diagonale. bene, dai. Così. In direzione come sono io, mettile. Fagli mettere tutto a fianco. Grazie per il follow, Peppolino 11, benvenuto. Ma perché così avanti? Ma perché così avanti? Cioè, ma... Dietro.
Non so, cioè. Ok, allora. Vabbè, questi come tornano? Vabbè, diamo l'auto di Scarlett. Ok, fermi. Non questa, dovete tornare con quell'altra di Scarlett. Perfetto. Allora, signori, oggi faremo qualche cosa pratica prima. Ma prima facciamo cosa di resistenza fisica. Quindi toglietevi le pettorine che non vi servono. Ok, venite tutti qua. Poi riga davanti a me. In questa direzione. Tutti in riga su una. Tutti in una corsia, prendetevi in direzione di là. Tutti in una riga qui, esatto. Tutti in una direzione, tutti in una corsia direzione propria. Montagna. Direzione montagna, esatto. Prendi ognuno una corsia. Chi non ci sta fa dopo. Vabbè, stringetevi un po', insomma, dai. Scarlett, lascia la tua auto agli altri agenti che sono qui davanti. Ok, fate un po' di stretching se volete prima di partire. Recuta, che ha detto? Tolga la pettorina. Certo. Che è quella sbagliata, però vabbè. Me l'ha detta la signorina. Sì, sì, va bene, perfetto. Si metta dentro il campo, dentro la corsa. Si metta qua giù, c'è un po' di spazio. Allora, signori, fate due giri di campo, ok? Dentro, restare dentro, ha detto, dentro. Metto dietro. Due giri di campo, ok? Pronti? Facciamo un po' correre, li facciamo. Ciao Franci, Rocco, ciao. Nel frattempo l'esame. Dani, sono aperti i bandi o sono chiusi? Sono chiusi ora. Dovrei far entrare una persona. Ma sono chiusi, ora tanto li riapriamo a breve, non ti preoccupare. Ok. Adesso il follow FFG è una cosa incomprensibile. Vabbè, penso che possiamo farlo entrare un po' prima. Adesso vediamo. Bisogna vedere. Devi chiedere a mezzogiorno comunque se vuoi fare queste cose. Io non mi prendo. Ok, allora chiedi a mezzogiorno perché io non mi prendo la responsabilità di far entrare la gente fuori bando. Ok. Vedi? Le cose le chiedo a te e tu mi dici. Chiedi a mezzogiorno. Certo. Perfetto, siete già stanchi? Troppo. No. Ok, adesso tutti su questa riga qua. Ho fatto tutto. Tutti metti in riga questa posizione, su questa corsia qui dove sono io. Questa qua, perfetto, tutti in una riga perfetta deve stare. Riga perfetta, su. Venga qua, collega, venga qua. Fate adesso tutti un po' di... Un po' di flessioni, ok? Come si fanno? Un po' di push up. Pronti? Al mio via. Ehi, in piedi! Non ho detto via. Al mio via, pronti? Fate 50, ne fate 50. Contate la mente e fatene 50. Faccio più, non resisto. Ciao Davide 06, buongiorno, tutto bene? Oh,
Scarlet. Ma quello sta chiò. Bisogna imparare che si finisce sempre a capo un der, così come finisco io. Come si fanno le addominali? E nessuno si deve lamentare se finite a capo un der. Come si chiamano in inglese? Amen. Io sono d'oltranza, l'ho già fatto 50. So solo che china è quella roba che ti attacca alla sbarra. Anche io. Ci dica lei tenente quando ci possiamo fermare. No, questa no. Mamma mia. Ma faticaccio, mamma mia. L'esercizio non lo so che si dica in inglese, sai. Dubito se svegliarlo un po'. Dubito fortemente. Io ho sentito qua un derp selvatico. No! Benvenuto in polizia. Grazie. Poi. Un'idea. Per alzata di mano, il primo che alza la mano risponde appena glielo dico io. 10.79. It's Fra, grazie per il follow. Lei. Richiesta unità medica. Perfetto. 10.20, cos'è? Lei. Luogo. Perfetto. 10.99. Lei. Rapina. Ah, ok. Ottimo. Ma certo, glielo avevo spiegato ieri. Questo lo sapete tutti, A caso Hazard. Sbagliato, svela. 10-10. Sbagliato. Lei. Io. Chi? Lei marrone, biondo, arancione. Completa fuoco. Differenza tra Shotfire 10-10. Perfetto. Ok, grazie Bitstorm. Ok, signori, ora vi siete riposati? Non abbastanza. Shotfire quando si sentono degli spari. Brian P02, grazie per il follow. Sì, oppure 10-10 proprio quando sparano alla gente in sé. Perfetto, pronti ora? Pronti. Ora fate un po' di sit-up, ok? Ok? Quando ve lo dico io, non ora. Meno trovo. Pronti? Sit up si chiama. Sit up. Pronti? Vedi, reattivi ragazzi, perché su. Giù. Ma oddio. Ma Cabender subito. Perfetto. Quello non ha fatto in tempo a fare le addominali. Ma che la che c'è qua? No, Tam Zero, grazie per il follow. It's meno 28, grazie per il follow. E c'è la 104, raga. Basta dirlo. Perfetto. Guarda giù. Scusi, mi può ridire un attimino? Che esercizio? Sit up. Ma ah, non sapevi che sei Massi? E ora lo sai. Ma chi sei? Scusami, non mi ricordo. Non lo trovo. Sit up. È girato verso di me, deve farlo. Girato verso di me. E sit up. Che cos'è una tappa? Si, ora è così l'accademia. Ecco, 50 di queste e poi su. Contatele quindi, eh. Io se vuole, signorina. Sì, mi risponda. Allora, le TAC sono dalle stazioni radio che usano la polizia per varie azioni, mettiamola così. Ogni TAC ha la sua priorità, mettiamola così, ha il suo scopo. Ad esempio per Pacific. Per una Pacific c'è una TAC. Se in radio vi chiamano dicendo di cambiare TAC, cambiate voi subito o aspettate che qualcuno ve lo dica? Me lo dico. Mm.
Se siete sul posto dove viene effettuato un 10-10 contro un vostro agente, vi spostate voi di TAC o aspettate che vi spostano? Mi sposta. Negativo. Chi è che l'ha detto? Alza il braccio subito. Ehi. Vi dovete sempre spostare voi. Se siete all'interno di un'operazione che vi viene fatta contro e siete già sul posto e fate voi la chiamata, vi dovete, avete la briga di spostarvi voi. Poi in casi estremi che magari siete proprio in sparatoria, allora in quel caso lì si fa... Si sposta. 50, signor. Per secondo. Anch'io. Ma ormai c'è sta fa abitudine, come sta in piedi. Appunto. Tenente, ci possiamo alzare? Ui Pat, sì, buongiorno. Perfetto, in piedi, su. Ok, pronti? Ora si fa un'altra cosa. Prego, venite, seguitemi. Ricorsa, ricorsa, su, su, su. Ok, ora qua. Tutti davanti a questo muro. Non scavalcatelo. Ecco là. Perfetto. Perché stai di qua che di là non c'è niente? Vada dall'altra, no? Di qua? Vada dall'altra, c'è più posto. L'altra volta. Ah. Allora, signori, qui cosa dovete fare? Scavalcare, salire di corsa, arrivare al muro lì, tornare indietro. Cioè bisogna scavalcarli, sempre. Scavalcare pure questo. Per 5 volte, ok? Pronti? Oddio. Oh, questo è un easy tap. Quando finite a terra e scavalcate un muro, vi prendono e vi tappano. Ce ne vuole. E non dovete inciampare. Non inciampate, cretini. I prossimi che inciampano entra in polizia, vi avverto. Assassinato a me. Ordinatamente saltate. Perché poi dopo se inciampate i criminali vi sparano, questi due coglioni, su in piedi, mettetevi là in piedi voi due. Ma guardi, tenente, guardi che è svenuto uno più su prima, prima di noi due, sinceramente. Infatti, prima ho visto voi però. Ma io ho visto quell'altro là sopra. Grazie per il follow, cioè, Arthur RR, tutto sul canale, anche a Leomord 9696, grazie. Non uso la mod grafica, uso la mod GTA, io ho impostazioni di GTA alte. Fan FPS, grazie per il follow, benvenuto. 4. Basta inciampare. Non so fare inciampato. Basta, River. L'ho finito. Fatto vecchio stile. Qua. Ecco. In che senso i miei mod? I miei mod? No, non ci sono, ci sono io. No, gli spari sì, sono una mod... una sound, cioè moddata, cioè. No, ancora no, Jamaica, non abbiamo ancora fatto la pratica sui premi stradali. La facciamo tra poco. Grazie per follow a... sono un tuo fan 2 a Luigi Zaccaria 09. Grazie per follow a tutti e due anche. Perfetto. Dopo un disastro. Ma un disastro. Di cadute. Non sono mai caduto, tra l'altro. Vabbè. Uno, due, non sarete incaduti. Sangue per terra. Quanto sangue per terra, su via. Mamma mia. Perfetto. Ora seguitemi alle auto. Anche questo sale, ragazzi. Signore, sta lontani. Ciao Luigi Zaccaria, ciao, buongiorno, buonasera. Allora, disponetevi qui davanti a me. Perfetto. Allora,
Davanti a me ho detto e lei si mette di fianco? No, mi scusi, mi scusi. Iniziamo ad ascoltare quello che dico, eh. Allora, qua dietro di noi troviamo 1, 2, 3, 4 veicoli. Cioè, 6 veicoli, di cui 4 sono delle vetture. Questi 6 veicoli sono utilizzati nel dipartimento di Los Santos per il servizio di pattuglia. Abbiamo 2 auto, un SUV e un fuoristrada, 2 moto, tra cui una da fuoristrada e una da strada. Poi mancano altri veicoli, manca la barca, manca l'elicottero e manca la stradale. Però sono questi i veicoli, ok? Okay. Perfetto, andiamo al primo veicolo. Per il mare servizio di pattuglia utilizziamo la Crown Victoria. Questa qui è la Ford Crown Victoria. Abbiamo, come vedere all'interno, prendere le sigarette giù e arrivo subito. Perfetto. All'interno abbiamo, vedete il motore, aveva parlato comunque all'interno, potete vedere che abbiamo un computer qua davanti al posto di guida, sì. Vicino al posto del passeggero abbiamo un computer. Questo ci consente di poterci collegare al database durante il pattugliamento. Infatti, quando farete dei fermi stradali, o utilizzerete il tablet o utilizzerete questo computer da questo computer qua, ecco. Cosa vedete di fianco a me? 2 fucili, ok? Questi, diciamo, sono qua attaccati in caso di sicurezza, però comunque ogni agente di polizia con sé si porterà una carabina e un SMG, che potete avere qui di vostro fianco, utilizzarli in caso di rapina presso posti in cui c'è bisogno, o magari andare a pattugliare punti droga in cui ce n'è bisogno. Si chiama MDD, sì lo so, però, cioè, oddio, penso di non lo sapevo, però comunque non ne frega in cazzo nessuno qua tra questi, perché figurati si vanno a pensare all'MDT. Come vedete, dietro di me, il sedile, ci sta una grata. Questa serve per separare il poliziotto, i poliziotti, diciamo, dal criminale, dall'arrestato, da chiunque esso sia dietro, in caso di sicurezza, quindi per prevenire in caso un possibile attacco ad un poliziotto, ok? C'è anche il vetro antiproiettile? No, magari. Qua è quello lì, quella è la grata? Ah, è una grata, eh? No. Però comunque non posso, non so se ci passa un proiettile comunque. Comunque non penso, cioè non si preoccupi, non passano proiettili, quindi è fatto apposta. Dietro, sul portabagagli, Luca Cesa, grazie per il follow. Dietro, dove ci sta il portabagagli, vedete che ci sono 2 radar per controllare la velocità. Che non funzionano bene, infatti sono per bellezza. Sul tetto abbiamo invece i lampeggianti. Infatti, se premiamo il tasto E, qua sul cruscotto, accendiamo le sirene e i lampeggianti senza movimento. Purtroppo non abbiamo i lampeggianti separati dalle sirene, quindi avremo sia lampeggianti e sirene sempre accese o spenti. O spento o acceso. Mi scusi, tenente. Come si fa con i codici? Il codice 2 non esiste, infatti, qua. Okay. Ve li spieghiamo, ma non esistono. Poi, passiamo al prossimo veicolo. Abbiamo il SUV, che è un Landstalker XL. Salvo a Kerry, grazie per il follow. Questo veicolo è paragonabile. Avrà una finestra? Ah, ok. Questo veicolo è paragonabile ad un Taue, ok? È molto grande come veicolo e dietro abbiamo dei cassoni appunto per tenere dentro tanti oggetti. Ciao Salvo, buongiorno, buonasera. Questo veicolo qua viene prettamente usato per andare su fuoristrada, infatti lo usiamo lo usiamo comunque in pattuglia, appunto perché ci servono sia veicoli da strada, la Crown Victoria, sia veicoli da fuoristrada. Stessa cosa, lampeggianti sul tetto, computer a bordo e quant'altro. Poi, grazie Salvo. Passiamo al SUV. Abbiamo un veicolo che fa da intermedio tra, diciamo, strada e fuoristrada. Con questo veicolo possiamo andare fuoristrada, in quanto è un SUV
Anche se però non possiamo andarci troppo velocemente, in quanto è semplicemente un SUV e non un fuoristrada. Come potete vedere, dietro è dotato di, diciamo, anche qui di un grande spazio per mantenere le armi automatiche e tutto. E abbiamo sempre la separatrice tra criminale e polizia. E computer di bordo, lampeggianti, sirene e tutto. Scusi, tenente, una cosa urgente. Sì, mi dica. Stai morendo di sete, non è che avrebbe qualcosa? No, non c'ho niente neanche io. Sean 000, grazie per il follow. Numero della fortuna. Numero di chi stava morendo di sete. 1024. Passiamo all'ultima vettura, che è un'auto, l'ultima auto, ecco, che è la Charger. No, la Charger, ok? E c'è anche abbastanza potente. Questa auto va molto veloce, infatti viene usata sulla strada per andare in città, sulla strada per andare veloce. Stesse cose, tutto e quant'altro. Inutile spiegare. Poi abbiamo le due moto della polizia. Abbiamo la moto della strada, che è la Drag. Questa non l'ho mai vista. Silenziosa. Mia nemmeno. Ma intanto vengono usate, ma non spesso. E poi abbiamo la tipica BF400 della polizia. Fuoristrada? Per andare sul fuoristrada, esatto. Perfetto. Passiamo e torniamo di nuovo indietro ai veicoli. E vi faccio notare una cosa. Cosa abbiamo davanti all'auto noi? Cosa vedete davanti alla pattuglia? Il bullbar. Ok. Il bullbar, è giusto. Il bullbar, che in alcune auto può essere in ferro lucido, in altre può essere in carbonio, come questo qua. Che infatti sembra plastica ma è carbonio. Insomma, altre non ce l'hanno come il fuoristrada. Tipo, sì. Esatto. O la Crown, che ce l'ha anche lì in carbonio. Comunque, cosa serve il bullbar? Questo è un bullbar di dimensioni ridotte. Infatti, il SUV, infatti, non deve effettuare chissà che cosa di grande con il bullbar. Però, come potete vedere, la Charger ha un bullbar molto, molto più grande. Questa cosa comporta? Comporta il fatto che la Charger abbia una copertura maggiore sul motore per poter fare le manovre pit. Divan Zero, grazie per il follow, benvenuto. Cosa sono le manovre pit? È una manovra che serve per far rallentare oppure fermare il sospetto che sta... Le manovre pit sono delle manovre per fermare un soggetto durante un 1080, un inseguimento. Come si fa una manovra pit? La manovra pit semplicemente si fa con la parte del muso, quindi può essere questa dove sono io, oppure questa parte laterale del muso dove sono io di qua. Dove, come si colpisce la parte retro, cioè la parte dietro laterale, quindi la parte dietro, venite qua, la parte che sta subito dopo la ruota, questa qua. La parte che sta subito il fanale posteriore, tra il fanale posteriore e la ruota, insomma, o sulla ruota. Qua, insomma. Bene, ora vi lascio la parola al collega Scorpion che vi spiegherà qualcosa. Allora, colpendo con la parte anteriore sinistra o destra, in base alle preferenze, la parte posteriore sinistra o destra dell'auto, succede che quest'auto farà un test a coda. Così facendo sarà costretta a fermarsi o perlomeno a rallentare la sua corsa, permettendoci di effettuare una manovra box. Chiaro? Sì. La domanda è su come si seguono la pit? Non è molto complicato il teorico. Con la parte davanti dell'auto vedere prima il tenente, colpite la parte posteriore dell'auto che dovete pittare. Dove c'è più o meno la scritta qua, l'altezza della scritta. Sì, più o meno dove no, un po' più là. Sì. Secondo me è più facile. Così facendo, cosa succede? L'auto fa un test a coda, si tolgono le marce e sarà costretto a fermarsi. Una volta che si è fermato, interviene la seconda manovra che noi possiamo effettuare durante un 1080. La manovra box. La manovra box non la può eseguire una singola volante. La possono eseguire più volanti, minimo 3. Però con 3 è ancora meglio. Come si esegue? Si mette un'auto dietro, un'auto davanti e un'auto dal lato che rimane scoperto, perché ci aspettiamo che dal terzo lato, dal quarto lato, ci sia un Tenente, mi sente? Sì, mi dica. Come minimo un ostacolo.
Così facendo, il soggetto è impedito a ripartire. È ancora in divisione quella cosa che l'avevo chiesto. E noi scendendo alle volanti, gli punteremo una pistola al finestrino. Si ricorda per il e lui sarà costretto a scendere e potremo procedere. Ma la... chi è scusa di lei? Sì. Domanda Alessio da morire. Io no, l'ho inviato una mail, si ricorda. Ok, tornando alla manovra. Oddio, no, mi ricordo. La manovra pit si fa eseguire in circostanze delimitate. Quando è che ve l'ha mandata? Ovvero, quando ieri gliel'ho inviata. Però lei mi ha scritto, mi scrivi un'email o come minimo ho trasferito presso il Marshall. Esatto. Ok, perfetto. Che mi ha detto il direttore che quando l'accettava di contattarlo, che stava pure là mentre faceva questa cosa, che non pericolose per i civili, per esempio, non parte in centro città, pieno di gente, noi non potremmo mai eseguire una manovra pit anche a 20 km orari. Va bene. Okay. Adesso la valuto, la scrivo e chiedo al direttore del responsabile di Marshall cosa ne pensa. Faccia sapere. Arrivederci. Presso l'autostrada, siamo a 100 km orari. Quindi dovete specificare. Ma nella scuola fate l'accademia? Sì, la facciamo qua, che ci può anche correre, facciamo correre. Si esegue a caso, si esegue se il soggetto è pericoloso per le strutture dello Stato o per i civili. Ok? Ok. O comunque okay. Se ne seguito va avanti da ore. Visto che il roleplay, faccio il roleplayer che sono. Domande su come si autorizza, si richiede la manovra pit? No. Su quando si può fare, quando non si può fare. Una piccola domanda. Sì. Ma sì, la manovra pit si può eseguire anche quando c'è un'altra volante dietro? Perché se io vai la manovra pit, lato che ho davanti scompare, cioè. La manovra pit, come ho detto prima, va eseguita quando in modo... in una situazione che mette in sicurezza i civili, ma ovviamente anche i colleghi, perché comunque i colleghi sono pur sempre delle persone. Quindi se tu facendo la manovra pit butti l'auto addosso a un'altra volante, non ti conviene seguirla. Lascia il fuoco dei nuovi. Vediamo. Dietro non dovrebbe avere alcun rischio la volante dietro. La puoi seguire benissimo. Comunque, grazie per il fuoco, okay. Smart Orfi. Sì. Ok. Perfetto. Direi che su Pit Box abbiamo detto tutto. Perfetto, passiamo al 10.55 e 10.80. 10.55, ecco. Come si fa un 10.55? Cos'è un 10.55? Qualcuno sa di un fermo stradale. Qualcuno di voi che magari ha esperienza passata in polizia lo sa dire come si fa o lo posso dire io? Io. Se vuole io. Ok, allora lo facciamo dire a qualcuno poi lo... Tu con la riga al mezzo, capelli neri. Io. Lui. Ah. Io? Sì. Tutto. Allora, 10.55 dico anche chi deve scendere, eccetera, tutto. Sì, sì, di tutto quello che sai, sì. Poi al limite tanto lo dico pure io dopo, quindi ti correggo. Allora, io le dico da come sono nell'altra città. Nell'altra città nel 10.55 funzionava che... Vabbè, facevi l'alto ovviamente col megafono per far scendere la persona. Una volta che ha accostato il veicolo gli dici di, diciamo, appoggiare le chiavi sul cruscotto per sicurezza. Cosa fa? Ovviamente si avverte in radio da 1.55 di un'Audi nera al 399 ad esempio. E una volta che sei sicuro che appunto ha spento l'auto, scende soltanto il capo pattuglia che serve il passeggero, invece il guidatore rimane in auto per eventuali, non so, per un 10.80, per un possibile 10.80 eccetera. E poi vabbè, si inizia a controllare la targa, le fatture non pagate, i documenti, eccetera. Noi così facevamo in un'altra città, poi non so. Allora, vi dico direttamente io come si esegue un 10.55. Allora, facciamo Adam 1 e Status 1. Vedete una persona che infrange il codice della strada. Accenderete le sirene per segnalarle di farlo accostare. In questo momento fa della comunicazione in radio mentre lui accosta. Adam 1 del 55 di una berlina nera nei pressi del garage centrale. Ok? Nella comunicazione è importante dire il numero dell'Adam e la posizione. Ovviamente il codice, anche il codice radio. Piccola domanda, scusi l'interruzione. Se magari non si conosce il modello dell'auto, va bene anche dire auto colore X sportiva. Basta barra... dire una sportiva, una berlina, un... sì, esatto. Ok, ok. Basta che specifichi il colore così è facile identificarla. Ok. Poi, capopattuglia deve scendere subito dalla volante, questo perché? Perché nel caso il guidatore dovesse scendere armato per poi spararvi, se voi state già fuori avete un vantaggio. Quindi il capopattuglia scende e chiederà di spegnere il veicolo
e di scendere al guidatore dell'autofermata. Dopodiché, il guidatore dell'autofermata lo accompagneremo sul retro della volante. Lì, il capopattuglia effettuerà i controlli. Nel frattempo, il guidatore dell'Adam sarà sceso, sarà andato avanti a fare il controllo targa per vedere a chi appartiene la targa. Ok? Ok. I controlli che deve fare il capopattuglia, quali sono? I documenti e la patente, quindi vedere se ha la patente, se non è scaduta, se non è sequestrata, e vedere a chi e vedere il nome del soggetto. Dopodiché confronterà questi dati con il guidatore dell'Adam per vedere se l'auto è sua. Un'altra cosa che il capopattuglia deve controllare, importantissima, è il mandato di cattura. Se il soggetto deve mettere che avete idee un po' confuse sul traffic stop, non si può dare qualche video reale, adesso qualche gente pubblica sicurezza scritta in sì, guarda comunque il traffic stop facciamo così perché li volevano fare così all'inizio, cioè li dobbiamo fare in modo completamente diverso, dobbiamo farli. Lo facciamo salire sulla sua auto e dopo che se ne sarà andato ce ne andiamo per voi. Parliamo adesso, ecco, fino a qui è chiaro? Sì. Parliamo adesso di casi particolari. Sono tante persone in auto. In questo caso si chiederà il supporto di un'altra Adam con la seguente comunicazione. Adam 1 richiede una pattuglia di supporto del 55 presso il garage centrale. Verrà inviata dal coordinatore una pattuglia di supporto che si posizionerà davanti all'autofermata in modo da darvi supporto durante il 10 di 55. I soggetti sono mascherati. Stessa cosa, si chiederà una pattuglia di supporto e poi li si intimerà di togliere le maschere. I soggetti sono armati, in tal caso chiederete lo stesso delle pattuglie di supporto e se gli si intimerà di mettere a posto le armi. Dopodiché bisogna controllare, importantissimo, che abbiano il porto d'armi, che non sia scaduto o cose del genere. Nel caso in cui i soggetti del 55 aprono il fuoco, sarebbe la cosa corretta da fare comunicare il radio di 1010, quindi Adam 1 1010 presso il garage centrale. Qualora siete impossibilitati a comunicare in radio, vi ricordo che c'è sempre il panic button all'interno della volante. Quindi premete il panic button, che è il muscoletto F10 sul cruscotto, e arriverà una segnalazione a tutte le unità con la vostra posizione. Scusi, il panic button quindi sta in macchina? Sta solo in volante, solo in volante. Ok. Ah sì, pulsante F10. Ok. Chiaro sul 1055 anche in casi particolari? Sì. Domande? Vorrei fare una domanda. Noi nel 1055, ma se troviamo un signore con una fondina, siamo consentiti a una perquisizione? Allora, per in caso di fondina dovete innanzitutto chiedergli il porto d'armi. Se ce l'ha e è in regola, lo potete anche lasciare andare. Okay. No, se invece non ce l'ha, dovete procedere con la perquisizione, perché potrebbe essere anche una fondina vuota o una fondina giocata, eccetera, eccetera, eccetera. E dopodiché lo lasciate andare. Ok. O lo arrestate se ha un'arma senza porto d'armi. Altre domande? Comunque, se chiedete gentilmente acconsente a una perquisizione, potrebbe anche dirvi sì. Quindi. Se lui acconsente alla perquisizione, è lecito chiedere. Se invece vi dice di no, diciamo, voi il diritto di chiederla ce l'avete, come lui ha il diritto di rifiutarla. Giusto, nel caso in cui non follow, cucciolo 981 pigro, è un tuo canale. La perquisizione va effettuata per forza. Se fa resistenza, manette, lei è in arresto per resistenza pubblico ufficiale in traccio alla giustizia. Okay. Comprende? Chiaro? Domande? Okay, certo. Chiaro? No. Nessuna domanda? A posto. Perfetto, se è tutto possiamo concludere. A livello pratico abbiamo detto. 1055, 1080, pit, boxer, abbiamo detto. Sì, ho deciso queste procedure Giamaica. Forse non l'Italia l'abbiamo trattata ieri, forse l'Italia pure. GSR test non l'abbiamo detto ieri. Ok, spiega pure. Oh, Ginko! Allora, cos'è il GSR test? Il GSR test... Ma l'hai saputo, Ginko? Il GSR test non è nient'altro che il test della polvere da sparo. Oh, ci dico. Ovvero un test che ci permette di capire se una persona ha esploso colpi d'arma da fuoco. Mamma mia. Quando si esegue, quando magari durante una sparatoria il soggetto dice no no io non c'ho nulla e non ho sparato. Si fanno degli accertamenti e si è fatto il GSR test. In cosa consiste il GSR test? In un liquido che a contatto con polvere da sparo cambia colore. Come si esegue? Prendete dalla vostra cintura con tutti i gadget un tampone. Si fa così slash me in caso È a posto, l'RP è fatto. Basta con lei.
Lo passate sulle mani del sto correndo. Questi guanti, sei guanti, va bene comunque. Poi, non dire di avere una cascia dell'RP. È importantissimo, non voglio vedere gente che ha laboratori nelle auto, nel bagagliaio, come non voglio vedere gente che ha le stampate nel bagagliaio delle auto. Una volta arrivati in centrale, al piano delle celle, c'è un laboratorio chimico. Cosa farete? Inserirete il tampone in questa provetta di liquido. Se cambia colore ha sparato, se non cambia colore non ha sparato. Chiaro? Sì, lo so, chiaro, che sono diverse, chiaro, però comunque certo, facciamo così perché volevano farle così gli altri prima. Guardati le spalle, ma vaffanculo. Che prima ha sparato? No. Vedete se funziona. Positiva. Perfetto. Tracce positive. Va bene? Sì. Certo. Allora, se è tutto possiamo andare allora? Sì, tutto. Tanto poi è in accademia, non è... è l'accademia, non è il... non è il corso. Bene. Questa qui è l'accademia base per entrare agenti di polizia. Quindi ora vi accompagniamo alla 143. Vi lasciamo andare. Poi valuteremo come siete comportati e tutto. Come chi ha frequentato il corso X e chi no. E poi vi comunicheremo chi potrà presentarsi in centrale per l'assunzione. Perfetto. Quindi torniamo agli autobus. Gli auto lasciatele qua. Una domanda, più o meno quando sapremo la risposta, se non è in giornata? In giornata, ok, perfetto. Poi domani l'assunzione. Massimo domani? Ok, ok, perfetto. Grazie. Rimettete le pettorine che avete abbassato sui spalti. I danni ci sono subito. Ancora, c'è ancora il pullman. Sì, sì, infatti, andiamo a prendere il pullman. E questo le auto. Sì, sì. Brutta. Prego, prego, andiamo. La volante la prendiamo noi che sull'autobus non ci entriamo. Ok. Ma forse ci state anche, cioè mi sa che c'è bene uno posto, due. No, che sono 10 loro più uno. Ah, ok. Non sai che non ci entriamo, dai. Scusatemi. Lei dove l'ha lasciata la pettorina? Che bello, bot. Tenente, mi scusi, posso chiederle una cosa in privato? Sì. No, dopo, in privato, allora. Che bello, i bot. Guardate pure, io arrivo subito. Allora, tolgo la red box. Mi segno un attimo una cosa. Perfetto. Siamo? Sì. Sì, posto. Questa è la casa infestata, sì. Si dicono che sia infestata. Qui dove portano le studentesse ubriache per... Mi dissocio. No. Eh? Cosa? Farò finta di aver sentito. Comunque mi dissocio da questa cosa che ha appena detto questo ragazzo nell'RP.
manovra pizza è effettuata perfettamente, signori. Vado forse un attimo a scavare la tela di 1-6, poi arrivano 4-2. Ok. Morroidi dietro di noi. Ma? Cosa? Sì, quelli in 4 in macchina. Ah, sì, l'ho visti. Blatte. E Blatte quando si accoppiano sta uno sopra l'altro. Oh, mamma mia. Chi ha dato la patente di guida a Scorpion? Ancora non l'ho capito. Boh. Un criminale. Oh, attenzione. È caduto uno. Che è il coglione? Ma perché cadono tutti? Si mette una sempre lo stesso, mi sa. Il finestrino. La cintura lei non la mette? Ma sì, ce l'avevo, non so cosa è successo. Sì, dicono tutti che ce l'avevano. Ma io dico la verità. Ma non lo sente il beep, guarda che è utilizzato sto forma, se sente beep, se non mette la cintura. A domani verso le 6 come oggi. Non lo so, può darsi anche per stasera, non è che per forza domani. Speriamo bene, io non vedo l'ora di iniziare. Perché avevo sentito, se non mi sbaglio, il vice capitano che aveva detto che stasera proprio. No, dipenderà chi ha fatto i corsi e chi no. Cioè, se chi non ha magari ha saltato un corso deve recuperarlo magari. Io l'ho fatto tutti e due. Invece chi ha fatto tutti i corsi, 30? Ragazzi, lo saprete. Si vado, devono... Vivendo si sposa. Ok, ho rimesso l'Airbox. Grazie per il follow a Tonxium, benvenuto sul canale. Avevo nei bassi tutti. Cosa, scusi? Siamo nei bassi fondi. Sì. Ogni volta da questa parte sento sparatori. L'annuncio viene fatto sull'applicativo della città, l'applicativo che ci ha mandato. Quello che abbiamo dato. Perfetto. Eccoci qua. Buona serata, cadetti. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. C'è bisogno di un passaggio? Niente? Sì, mi dica. Dovevo dirle una cosa prima. Mi dica. Allora, senta, siccome che faccio parte degli West Marcher, come devo fare? Se verrà assunto, chiederà le dimissioni. No, sa chi devo chiedere? Perché è al suo direttore? Perché l'ho scritto sull'applicativo, hanno detto no, non così. Chiederà in privato al direttore oppure di persona. Ah, ok, ho capito. Perfetto. Va bene, ringrazio. A posto, arrivederci. Arrivederci. Tenente. Sì, mi dica. Allora, io ieri non ho fatto la teoria, no? Per dei problemi. L'avevo scritto un suo collega anche sull'applicativo. Okay. E il problema è che da lunedì devo partire. Non è possibile. Vedremo se riusciremo a farla. Ma anche privata. Vedremo adesso. Ok. Arrivederci. Arrivederci. Ora c'è su che si è ritrovato in armeria che stava al 24 risende a fare la rapina. Sto qui nel disegno che si è trovato in armeria che si può fare la rapina al 24/7. Ma chi si è messo a fare la rapina? Ah boh, ha scritto sul giornalino. Stavo facendo la rapina e si è ritrovato in armeria. Perfetto. Sì. Oh, ma dov'è sta ricetta che mi devo pigliare? Perfetto. Sto qui che gridava, ma dov'è sta regola che mi devo pigliare? Devi andare, scegli dove sei. Aspetta, prendere il cibo. No, non devi scegliere. Arrivo subito, eh? No.
Un secondo, prendo giù poco. Prendo giù poco. Ok, perfetto. Ah, veniamo. Coleman, tutto bene? Sempre, vedi? Sempre si guardi le spalle. Coleman deve smetterla di dirmi così, che altrimenti il giorno la sospendo. Oh, ragazzi, io che vi dico che niente, che stacco, vi dico che stacco, perché adesso devo andare. Tanto ringrazio a Franco, Francesco, Francescossi per il follow, grazie mille, vi ringrazio tanto per essere qui con me, vi saluto. E ci vediamo alla prossima live. Vi lascio a mezzogiorno, ragazzi. Ciao.